benvenuti ad ABC Aquila Basket Conversations. È il podcast che vi racconta le storie, le persone, le avventure del mondo Aquila. Ogni lunedì, appuntamento fisso con le ultime dal pianeta bianconero, le voci dei protagonisti in campo e fuori. La voce che sentite è quella di Marcello Berosler e questo è Aquila Basket Conversations. Eccoci qua, seconda puntata del podcast e anche oggi si ride e si scherza in compagnia verso l'inizio della nuova stagione. Io vi ricordo sempre che questo podcast semiserio ma con contenuti di alto profilo è realizzato anche grazie al supporto di Radio Italia anni 60, uno dei media partner del club. Anche questa settimana faccio due chiacchiere con un personaggio che per la verità abbiamo chiamato in causa la scorsa settimana parlando con Salvatore Trainotti. Oggi invece parliamo direttamente con lui, Luca Lechtaler. Per i trentini, una vera e propria istituzione, una bandiera dell'Aquila che dopo una lunga e vincente carriera non solo qui a Trento ma anche in giro per l'Italia, oggi è pronto a un nuovo capitolo della sua vita sportiva come responsabile organizzativo della Dolomiti Energia Basketball Academy. Prima però, colpo a sorpresa, vi anticipo le tre notizie della settimana, non per forza in ordine di importanza, tanto per creare più incertezza negli ascoltatori, nei fortunati ascoltatori di questo episodio. È tornato a Trento, dove ha contribuito a scrivere pagine indelebili della storia del club, uno dei giocatori più amati dal pubblico trentino. Uno che all'ombra del bondone è arrivato ragazzo ed è ripartito uomo. Ed ora è tornato ancora più maturo e determinato a vincere. Stiamo parlando ovviamente di Matej Kaczyński. Ah no, ovviamente, ma quale Kaczyński? Oh, qui di pallavolo non si parla. Stiamo parlando di Diego Flaccadori, il Flacca. È un bel ritorno quello del Flacca. Una storia veramente pazzesca che spero racconteremo presto anche qui su ABC con il diretto interessato, visto che la sua decisione in questi due anni, in questa parentesi di due anni al Bayern Monaco, ce lo restituisce non più mancino ma destrorso. Quindi non stupitevi se lo vedrete tirare di destro e non più con l'amata mano sinistra. Il 4 di settembre si alza la prima Paladua ufficiale della stagione perché si apre il nostro gironcino di Supercoppa. Ce la vedremo con Tortona e Trieste. Chi arriva primo in questo mini girone si qualifica per la Final Eight di Bologna dal 18 al 22 di settembre. A Tortona, che è una neopromossa ma molto molto ambiziosa, c'è Jamar Sanders, che molti tifosi di Trento ricorderanno con affetto, io sono uno di questi. A Trieste invece, tra gli altri, c'è il colpaccio Adrian Banks, avremo modo di riparlarne. E durante la settimana eravamo con il nostro presidente Luigi Longhi e qualche altro eminente rappresentante del club alla presentazione del Festival dello Sport, che tornerà di scena a Trento in tutta la sua magnificenza dal 7 al 10 ottobre. L'anno scorso era stato tutto quasi online, quest'anno invece speriamo di poter tornare a vivere la bellissima atmosfera della città piena di leggende di ogni sport. Con questo è tutto per le notizie della settimana. Andiamo a bomba con il Lec. Eccoci qua allora, Lec. Beh, prima di tutto grazie di averci dedicato del tempo e di essere qui per fare questa chiacchierata. La prima cosa che ti chiedo è: stai realizzando, hai realizzato di esserti ritirato e così come hai passato queste prime settimane del tuo nuovo capitolo, della tua nuova vita fuori dal campo?
Beh, ciao Marcello, grazie a te invece. Realizzato? No, non ancora. Penso che realizzerò completamente quando la squadra si ritroverà a metà agosto per ricominciare la nuova stagione e mi ritroverò a guardarla da esterno. Forse lì inizierò a realizzare, però allo stesso tempo queste prime settimane sicuramente ho già la testa ben focalizzata sui nuovi obiettivi, cercando di sistemare appunto anche il ginocchio, che è quello che mi sta facendo ancora un po' tribolare, però ho la testa bella occupata e bella carica per nuove sfide, nuovi obiettivi legati sempre al mondo del basket di Aquila. Senti, abbiamo visto, almeno in molti abbiamo visto il tuo video così in cui annunciavi il tuo ritiro, hai parlato ovviamente della tua carriera, delle emozioni lungo la strada. Lo abbiamo fatto in un posto per te anche particolarmente significativo, che era il quartier generale della Sportiva in Val di Fiemme. Ti volevo chiedere perché per te è un posto così significativo e così è l'emozione anche di mettersi davanti a una telecamera e raccontare delle parole veramente dal cuore come ti abbiamo visto fare. Beh, allora, innanzitutto averlo fatto nella sede centrale della Sportiva rappresentava per me una cosa speciale. Diciamo che la Sportiva mi ha aperto, diciamo, la porta di casa di un mondo nella quale sono sempre stato affascinato e innamorato, è quello del mondo outdoor, del mondo del climbing, tutto quello che è legato alla montagna. E noi viviamo in un territorio con delle meraviglie che invidiabili da tutto il mondo. Farlo lì appunto era sentirmi a casa. Grazie a loro poi mi hanno aperto tante porte anche per le mie passioni, perciò a livello emotivo era particolare. E soprattutto ha tirato fuori il mio vero lato sentimentale, diciamo, girare quel video lì è riuscito, è difficile che io tiri fuori quelle emozioni così calde come potete aver visto in quel video. Ma il contesto, l'ambiente ha reso ciò particolare e le parole con ricche di emozioni credo che si siano sentite. Se io ricordo da quando ero un giovane giornalista ricco di speranze di essere venuto nella vecchia sede di Aquila Basket in via Fogazzaro per la presentazione di uno scarpone numero 54, se non sbaglio, che la Sportiva ha fatto apposta per te. Poi qualche puntata dopo era arrivata anche la scarpetta d'arrampicata, esatto, personalizzata su misura. È stato tutto un caso, non lo so. Sono arrivato a Trento e dopo un paio di settimane, dopo un mese, sicuramente raccontando alle persone dell'ambiente la mia grande passione per la montagna e soprattutto anche il fatto che, diciamolo, andavo in montagna non in completa sicurezza, diciamo che andavo a fare il cime con le scarpe da basket. Beh, visto che qualcuno ha visto bene di provvedere a mettermi almeno un po' di sicurezza, e poi da lì è nato tutto grazie a loro. Sicuramente si sono aperte altre prospettive, altre visioni, e da lì subito dopo è nata anche la passione per il climbing, perciò anche la scarpetta su misura, che tra l'altro ora mi sarà molto utile poter ricominciare a indossare per ricostruire un po' la mia condizione e soprattutto il benessere della gamba, che come attività sembrerà particolare, ma è molto propedeutica, diciamo, alla riabilitazione. Senti, tornando invece sul basket, ovviamente della tua carriera, hai parlato tanto nel video, hai parlato tanto anche nelle interviste che hai fatto in questi giorni. Ti volevo solo chiedere, quando pensi, diciamo, a tutti questi anni, quali sono le parole che ti vengono in mente o come descriveresti questi lunghi anni con poche parole? Unici, mi viene da dire, ad impatto. Mi ritengo una persona che ha sempre cercato di vivere in pieno ogni momento, ogni partita, ogni allenamento, come se fosse il primo e l'ultimo.
Perciò ho sempre cercato di vivere qualsiasi giorno cogliendo il bello di questo sport, il bello di questa realtà, il bello della società in pieno. I risultati, le avventure ne hanno rappresentato e lo porto veramente con il cuore. Come lo è stato tutto il mio passato, ho sempre cercato di affrontare, di portare questo mio modo di essere sempre, grazie alle persone che comunque mi hanno insegnato questo modo di essere. Senti, la scorsa settimana Salvatore ci ha raccontato un piccolo aneddoto legato a uno dei tuoi primi allenamenti. Terzo. Esatto, perfetto, il terzo alle Fogazzaro, in cui la leggenda diceva, e Salvatore ha confermato, e mi pare tu stai per fare lo stesso, e hai spaccato un canestro alle Fogazzaro. La mia domanda è: ma in carriera quanti ferri o hai rotto o hai danneggiato, su quanti tabelloni hai lasciato la firma in maniera così dirompente? No, diciamo, allora, quando, in quegli anni ancora non c'erano i canestri che erano collegati direttamente alla struttura, ma bensì collegati al vetro. Diciamo che Fogazzaro era il mio terzo allenamento di basket, dove la società di Bolzano mi ha detto: dai, vieni, fatti questa esperienza, fai la selezione, c'è l'allenatore della nazionale. Io carico a pallettoni, che l'allenatore mi stimolava: dai, schiaccia, schiaccia, schiaccia. Io ho schiacciato, purtroppo ho fatto il patatrà, che è venuto giù canestro e ferro tutto insieme. Sì, quello è un bel aneddoto da raccontare. Poi, andando avanti, diciamo, sì, si sono crepati qualche, cioè, diciamo che la schiacciata mi veniva abbastanza bene, si sono crepati qualche tabellone è crepato, qualche ferro si è rotto, ma diciamo poi l'evoluzione dei canestri si sono, diciamo, hanno migliorato le situazioni. Li hanno adattati. Dopo che sei arrivato tu. Sì, soprattutto anche gente che veramente al ferro ci arrivava come niente. Basta vedere le generazioni di adesso, dove ci vanno dentro con i piedi. A proposito di generazioni e diciamo anche sviluppo del gioco e degli atleti, volevo chiederti, in tutti questi anni, se hai visto un cambiamento nel modo in cui i giocatori, gli atleti si preparano per affrontare le stagioni e le partite, e se in generale anche hai percepito all'interno dei club e delle organizzazioni di altissimo livello di cui tu hai fatto parte questa costante crescita che nel basket, diciamo, trova nell'NBA ovviamente il suo punto di riferimento, ma che in tanti sport in questi anni, grazie anche alle nuove tecnologie e a nuove conoscenze, è stata portata avanti. Assolutamente sì, ti faccio un esempio. Quando sono arrivato io da bimbo a Siena, primo anno, era uno dei primi anni dove praticamente veniva inserito all'interno di una prima squadra la figura del preparatore atletico, se no prima era molto, molto isolata questa figura. Basti pensare ora invece che il preparatore atletico è una parte fondamentale, soprattutto nella preparazione, ai carichi, alla programmazione di lavoro, perché gli stessi impegni di partite sempre maggiori richiedono una preparazione particolare, controllo dei carichi, soprattutto per le generazioni di adesso che sono molto, molto più atletiche, anche la metodologia di lavoro, la prevenzione e soprattutto limitare gli infortuni, perché comunque quando un atleta si fa male o ha un infortunio comunque è un problema per la squadra, è un problema per la società ed è un effetto a catena. Perciò la preparazione è molto importante, sicuramente questa è una cosa che bisogna continuare a far conoscere ai ragazzi che hanno l'ambizione, il sogno di poter diventare dei professionisti, e non solo, perché la cura del proprio corpo anche al di fuori dell'ambito professionistico è molto importante per evitare problemi di qualsiasi tipo. Però sì, l'evoluzione a livello, basta vedere lo stesso Trento che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, e soprattutto anche in questo sta investendo tanto per appunto migliorare, tirare fuori nuovi campioni e migliorare le proprie prestazioni. E gli splendidi risultati raggiunti è merito anche di questo lavoro dietro, che poche persone lo vedono, ma è tanto tanto efficace. Tornando a parlare di Trento, appunto, ce ne hai parlato ovviamente tante volte, ma io ci ritorno sempre. Quanto è stato speciale, quanto ti sei sentito fortunato a poter giocare con la squadra del tuo territorio,
a livelli così alti e sentendo ogni volta che mettevi i piedi in campo nel palazzetto un brivido, penso speciale, lo sentivo io da esterno ogni volta che entravi, che comunque nel palazzetto si accendeva una miccia e l'elettricità saliva tantissimo. E niente, per te come sono stati questi anni qui a Trento? Beh, io mi ritengo tuttora fortunato perché, come hai detto tu, giocare per la squadra del proprio territorio dove sei nato è un'occasione non da tutti. Mi sono sempre sentito fortunato e privilegiato in questo. Poi in concomitanza appunto con le partite, il livello che cresceva sempre di più, il coltivare questa passione con il pubblico, entrare in campo, ti dico, la sensazione era come la prima volta che sono entrato in campo con Siena, il mio primo esordio in Serie A. Diciamo, ogni volta era quell'emozione speciale e un'energia e una grinta che veramente faccio fatica a descrivere. Perciò queste, poi vabbè, tutte le partite, tutti i successi, tutte le avventure, beh, sono cose veramente da... Dobbiamo metterci qua a tavolino veramente e tirare fuori tutto. Ogni partita, perché ogni partita è stata sempre speciale e poi veramente i traguardi raggiunti rimangono sempre unici e me li porterò sempre nel cuore. Ma se ti chiedessi di trovarne una partita più bella delle altre o una vittoria più bella delle altre, quali ti verrebbero in mente? Beh, è stata tutta una progressione di eventi, di partite, le porterei dietro tutte, nel bene e nel male. Di quelle che sono andate bene, basti ricordare, ora le prime cose mi vengono in mente, i quarti di finale di Coppa con Milano, la semifinale di Coppa con Strasburgo, le due finali Scudetto, quelle sicuramente sono molto molto ricche di emozioni positive e negative. Però ti dico, faccio fatica a sceglierne una in particolare, perché tutte hanno avuto veramente valori speciali dove con fierezza mi sono sentito di portare la maglia, indossare la maglia di Trento e portarla in questi grandi eventi, è stato unico. Senti, adesso questa nuova avventura con l'Academy, con quali obiettivi e con quale spirito l'affronti? Beh, lo spirito e l'obiettivo è quello sicuramente di iniziare, veniamo fuori da un momento molto difficile dove siamo stati chiusi, dove siamo stati limitati nelle attività. Sicuramente il primo obiettivo è ripartire, con rientusiasmare i ragazzi a ritornare sul campo, giocare, ascoltare le varie realtà, che non dimentichiamoci che ci sono tante società che hanno avuto le difficoltà per queste problematiche di poter organizzare attività, aiutare i stessi genitori a tenere i ragazzi stimolati a fare qualcosa, perché stare chiusi in casa sicuramente non è stato educativo e non ha portato beneficio sicuramente alla crescita dei ragazzi di adesso. Perciò sicuramente l'obiettivo è partire, ascoltare le varie realtà, poter creare delle collaborazioni per poter aumentare il livello, rientusiasmare l'ambiente e ritornare alla normalità, perché no, portando ancora più gente, rientusiasmare più gente, più genitori, ma sicuramente i bambini stessi ad attaccarsi alla pallacanestro, ma anche qualsiasi attività che possa essere benefica e costruttiva per la loro crescita fisica e soprattutto personale. La tua scelta di fare parte dell'Academy in questo ruolo, diciamo, organizzativo, è più una scelta legata alla tua passione per la pallacanestro e al voler rimanere dentro al mondo della pallacanestro, o più verso il territorio e invece la voglia di fare qualcosa di importante e di costruttivo per la comunità trentina? Beh, il progetto che sicuramente mi è stato proposto da Salvatore e dalla società è un progetto molto ambizioso, una bella sfida.
e come hai detto te racchiude tutti i due elementi, territorio, creare di qualcosa tramite tutte le iniziative comunque che Aquila ha creato e sta creando, aumentarle ancora di più e soprattutto rimanere a contatto con i ragazzi, la quale anche i miei, con i progetti esterni ho sempre cercato di portare avanti queste mie idee, queste mie, questi miei valori per poterli trasmettere alle nuove generazioni, per poter creare non solo campioni in campo ma anche campioni nella vita, diciamo. E la pallacanestro credo che sia, insieme alla società L'Aquila, l'esempio più pratico, più stimolante da prendere come esempio, perché dal piccolo, dalla piccola realtà di Aquila di 7-8 anni fa è diventata una delle migliori realtà a livello europeo. Prima di chiudere ho due domande, ma che sono più curiosità. Uno, stanno iniziando in questi giorni le Olimpiadi, ovviamente. Oltre alla pallacanestro, qual è uno sport alle Olimpiadi che non ti perderai, che guardi con interesse? Un po' rimango un po'. Sono curioso di vedere questa nuova introduzione del 3 contro 3 alle Olimpiadi, che è un movimento molto importante, soprattutto anche per i ragazzi, non solo, anche per gli amatori, per i grandi negli off-season, diciamo. Sono curioso di vedere come è stato strutturato e come sarà, e ovviamente le gare di climbing, che è un'altra disciplina nuova delle Olimpiadi quest'anno, perciò questi due non me li perderò sicuramente. Le due grandi novità delle Olimpiadi. E l'ultima invece, visto che sei uomo di montagna, di territorio, dai ai nostri ascoltatori, magari montanari, un bel posto dove andare quest'estate che ti è rimasto particolarmente impresso. Posti impressi tanti, perché veramente sono dell'idea che ogni, cioè, una vita intera non basta per visitare tutte le meraviglie che abbiamo in questo territorio, perché basta fare due passi, cambiare prospettiva e il nostro territorio ci regala, la montagna ci regala emozioni e prospettive e visioni diverse. Ti dico, ti ho messo in crisi. In crisi, perché chi arrampica, vabbè, ci sono tante che meraviglie, il velo della Madonna, le Pali di San Martino, le Torri del Violet, però dove ho lasciato il cuore è il Campanile Basso del Brenta. Ci abito sotto e lì veramente ci ho lasciato il cuore, perciò sicuramente quella è la meta principale. Poi mete più abbordabili, Dolomiti, il Giro dei Passi, tutto. Faccio fatica veramente, perché vorrei ogni giorno poter ritagliarmi del tempo per andare a visitare e vedermi gli stessi posti anche sotto, in orari diversi, perché ogni orario il posto regala emozioni diverse e uniche. E noi ringraziamo Luca Lechtaler per la piacevole chiacchierata e ci diamo appuntamento a lunedì prossimo con un'altra puntata di Aquila Basket Conversations. Da Marcello, yo!